Possiamo solo immaginare l'emozione dei giocatori in occasione di esordi come questo. Il campo nel suo massimo splendore. I primi cori dei tifosi. La consapevolezza di recitare su un palcoscenico più ampio del solito. Va in scena il maggiore spettacolo del calcio europeo per club. E loro, i giocatori, lo sanno. Sanno che sarà dura, che il margine d'errore è minimo. Ma è solo a questa partita che devono pensare ora, per mettere la concentrazione giusta per vincere. Per partite come queste. L'attesa è finita. Accomodatevi in poltrona, perché il calcio che conta torna finalmente con un nuovo appuntamento. È lo spettacolo che nessuno vuole perdersi. I 22 è del tutto normale. Ogni grande avventura inizia con un bel po' di nervi tesi. Ma una volta in campo con... di esordi come questo, il campo nel suo massimo splendore, i primi cori dei tifosi, la consapevolezza di recitare su un palcoscenico più ampio del solito, va in scena il maggiore spettacolo del calcio europeo per club e loro, i giocatori, lo sanno, sanno che sarà dura, che il margine d'errore è minimo, ma è solo a questa partita che devono pensare ora, per mettere la concentrazione giusta per vincere. Un caloroso benvenuto da Fabio Chiarelli. Ci prova! E c'è il gol del Valencia. Prima rete per il Valencia. Sono andati al gol con uno scambio veloce e intelligente. Bellissima azione. Hanno trovato subito il gol del vantaggio. E adesso avranno più spazi. Florenzi. Si riparte con un fallo laterale. Cambia gioco. Ilicic. Alejandro Gomez. Zapata. Attenzione al tiro. Hanno trovato il gol. Sono di nuovo in parità. Era proprio sul filo del fuorigioco, ma è riuscito a scattare oltre l'ultimo difensore con un tempismo perfetto. Si ricomincia da una situazione di parità. Si sono fatti cogliere in un momento di distrazione. Stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo. Palla che supera la linea laterale, sarà rimessa. Pasadic. Fallo, nessun dubbio. Ed ecco che arriva il primo cartellino della gara. Fuori di pochissimo. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Mangala. Carlos Soler. Gaia in avanti, vuol far salire i compagni. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Zapata, Duván Zapata, prova a prolungare. Carlos Soler. Gaia fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Niente di fatto, azione interrotta.
Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. C'è la palla lunga in avanti. Palla riconquistata immediatamente. Sulla fascia, è libero. E sarà rimessa con le mani. Gaia può crossare in area. Cerca il traversone. Riesce ad intercettare. Pareco. C'è letteralmente una pioggia di cross in area, Luca. Sì, quando è una torre al centro dell'area devi provarci. Più palloni metti in mezzo, più chance hai di segnare. Basta un mezzo pallone giocabile per arrivare al gol. Certo, affidarsi solo al cross può essere noioso e prevedibile, ma rimane una tattica che può dare i suoi frutti. Ecco un'occasione di contropiede. Ilicic. Ecco il cross. Ci mette una pezza. Palla a Pasalic. Va al tiro. Bella parata. Non è stata una parata perfetta, ma se l'è cavata. Con Dogbia. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. La gioca in area. Al volo. Non è riuscito a buttarla dentro. L'Atalanta deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Gym City. Prova il cambio di gioco. Ecco che provano dall'altra parte. Freuler. Ilicic. Decide di spedirla dall'altro lato. Che botta! Ha forzato il tiro. Sicuramente poteva trovare soluzioni più efficaci con l'aiuto dei compagni. Mangala. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Gossens si lancia sulla fascia sinistra. Scatta verso il pallone. Grande movimento nello spazio. Gaia. Carlos Soler si guarda intorno. Parejo, autore di un assist oggi. Pallone lungo in verticale. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Alejandro Gomez. Palomino. Decidono di giocarla all'indietro. Parejo. Ci mette e qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Le squadre vanno a riposo sul punteggio di 1-1, uno scontro ancora aperto. Speriamo ci regali altre emozioni. Corrono su tutti i palloni, hanno sempre il modo giusto di affrontare l'avversario e questo ha permesso loro di pareggiare. Un gol per parte, si chiude sull'1-1 il primo tempo. Già in azione con la seconda parte di questa gara. Con Dogbia. L'appoggio sulla fascia. Scatta verso il pallone.
quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Gameiro può dare la scossa che serve ai suoi. C'è bisogno della sua rapidità per mettere... Bell'intervento del portiere. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Josip Iličić, il suo pallone è morbido. Con Dogbia. Florenzi. Parejo. Tocco preciso. Gameiro allarga il gioco sulle fasce. Cross di Florenzi. Passaggio intercettato. Prova il tiro al volo. Tentativo molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Scodella in avanti. Rafael Toloi, di forza. Breuler riconquista la palla. Prova la soluzione in fascia. Gaia cerca il cross in mezzo. Gossens. Pasadic. Palla fuori, il gioco riprenderà con una rimessa. Palla a Pasadic. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Attenzione, grande chance. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Ottima giocata. Alejandro Gomez. Pasadic. Lungo passaggio in avanti. Ottima pressione la sua, palla recuperata, filtra la palla in profondità, scatta verso il pallone. Gossens. Alejandro Gomez. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Hanno ottenuto un fallo laterale. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Pallone lungo in verticale. Gameiro cerca un compagno. Bella apertura. Si libera la grande. Bell'intervento difensivo. Il portiere dice di no. Grande parata dell'estremo difensore. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Buona deviazione del portiere. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Con Dogbia. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Zapata. Lancia il compagno in profondità. Iličić.
respinge il tentativo dell'avversario. Freuler. I giochi sono ancora apertissimi, ora tutto dipende dal talento dei singoli. Una giocata può anche decidere la partita. Occasione da rete e c'è il gol dell'Atalanta. Non si sono disuniti e sono tornati avanti. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. E con questo segna una doppietta, davvero una grande partita. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Mai darli per spacciati, sono di nuovo in vantaggio, ora devono cercare di resistere. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Scatta verso il pallone. Se ne va. La butta in mezzo. Un pallone quasi perfetto ma non abbastanza. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Passaggio sulla destra. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare. Mangala. Provano a ripartire da dietro. L'Atalanta deve resistere ancora qualche istante. Così senza varchi non avevano alternative. Opta per il lancio lungo. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Un'ottima prestazione. Sono partiti forti dimostrando grande personalità. Adesso devono continuare in questa maniera. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara?